Il Rimini batte il Pescara 1-0 nel test precampionato allo stadio Ghetto di Febo di Silvi, terreno di gioco in ottime condizioni, 4-3-1-2 il sistema di gioco scelto dal tecnico Colombo, Plizzari tra i pali, Cancellotti e Milani, gli esterni bassi, Boban e Pellacani centrali, Kraja vertice del centrocampo a tre con Germinario e Mora, Aristidi Colai a supporto del tandem offensivo composto da Cuppone e Lescano. Nei primi 45 minuti meglio il Rimini, pressione alta degli ospiti, Pescara in difficoltà, Kraja non riesce ad uscire dalla pressione, l'unico pericolo a conti fatti lo regala il portiere ospite, impreciso in un disimpegno, per un attimo non ne approfitta Lescano. Cambia qualcosa nel secondo tempo, dentro Daloia in grosso dal primo minuto, fuori Boban apparso in leggero ritardo di condizioni e soprattutto Kraja in difficoltà con Daloia in campo, un Pescara che gira meglio ma gli ospiti vanno in vantaggio con Santini che va via sul filo del fuorigioco e supera Plizzari in uscita. Tanti altri giovani del Pescara in campo, i biancazzurri provano a rendersi pericolosi in due circostanze, con Blanuta, conclusione da lontano, e poi Daloia, destro a giro dal limite che sfiora il palo. Rimini batte Pescara 1-0, domenica prossima allo Stadio Adriatico, altro test precampionato contro la Vis Pesaro nella dopopartita. Le parole del presidente Sebastiani ed il sindaco di Silvi Scordella. Presidente Sebastiani, preoccupati per i primi 60 minuti quando in teoria con i cosiddetti titolari il Rimini ha dato la sensazione di essere più avanti? Ma no, perché io non so quali sono i titolari, quindi il mister deciderà chi saranno i titolari di questa squadra, per cui se devo dire la mia, tutto sommato è stata una partita molto equilibrata, poi su un errore nostro abbiamo preso gol, però alla fine voglio dire si poteva tranquillamente pareggiare una partita che non aveva detto poco e nulla. Quando sono entrati nel secondo tempo delle forze fresche abbiamo visto un Pescara un pochettino diverso, però a prescindere da quello poi sarà lui il mister che deciderà, qui non c'è un titolare che c'ha la maglia attaccata. Non è preoccupato per la partita? Ma no, non sono preoccupato perché intanto si sta portando avanti un percorso e quindi piano piano la condizione crescerà, il lavoro che hanno fatto è abbastanza duro, per cui i carichi di lavoro si sentono pure, cioè magari chi è più fresco e chi è meno fresco. Mercato, presidente, dalla delusione beffa, come la vuole definire, quella di Guion, alla ricerca di un centrocampista, almeno un centrocampista per completare l'organico. Delusione, beffa, Guion, come la definisce? No, una scelta comprensibile, perché se un giocatore gli offrono un contratto importante è giusto che prenda delle decisioni. Va la parola per con voi? E credo che c'era qualcosa in più della parola, però a prescindere da quello non puoi entrare, e questa è una cosa che dovrebbero poi capire tutti quanti, no? Quelli che sono al seguito di un club, i tifosi e tutto quanto il resto. Oggi purtroppo non basta più manco un contratto, figuriamoci la parola. Altre operazioni, su cosa siete concentrati in questo momento? Ma noi siamo sempre gli stessi, dobbiamo trovare un'altra punta e mettere dentro un altro centrocampista. Dopodiché, poi arriverà Brosco. Ma Brosco anche lì, no? È un giocatore che potrebbe ritornare a Pescara, chiaramente è del Vicenza, quindi bisogna fare i conti col Vicenza. Il centrocampista ci può dare qualche indicazione come, che tipo di centrocampista state cercando? Ma io credo che a questo punto ci vorrà sicuramente un play, poi con l'innesto di Aloy e gli altri che abbiamo, che sicuramente cresceranno di condizione man mano che andrà avanti la preparazione e comincerà il campionato, quindi credo che sarà un reparto abbastanza completo. Chiedo l'ultima cosa, lei colleghi ha detto che non ha mai parlato di Sau con Dell'Icarri e con l'allenatore, ma dovesse arrivare Sau o dovesse proporle Sau, le piace come giocatore? La storia di Sau non è che la devo raccontare io, se il giocatore sta bene ed è quel Sau che noi ci ricordiamo, chi è che non vorrebbe Sau? Sindaco Scordella, ha sorpreso molto in positivo la bellezza del manto erboso dello stadio Ghetto di Febo di Silvi. Peccato il risultato della partita. Sì, peccato il risultato, diciamo, questa è una prima partita, dunque conta poco
le partite che contano sono altre. Naturalmente oggi è una bellissima giornata di sport a Silvi, uno stadio che riparte, riparte alla grande, un buon manto erboso. Siamo felici veramente che il Pescara Calcio ha disputato il suo primo incontro, anche se non ufficiale, qui a Silvi. Chiedo una cosa, sindaco, in prospettiva futura quale può essere, diciamo, l'utilizzo di questo impianto del Pescara? Qual è il suo sogno? Ma assolutamente, intanto abbiamo reso agibile un impianto che erano anni che si aspettava. Oggi abbiamo una capienza di 2400 posti a sedere, veramente un fiore all'occhiello, può essere impiegato in tutti i scopi e soprattutto anche le squadre, diciamo, professionistiche e primavera che possono venire qui sul nostro territorio a omaggiarci della loro bravura.